Eccoci qui in questo nuovissimo video. Allora, oggi andiamo, come vedete, a fare un diamond painting, che è il nostro segnalibro che ho acquistato da AliExpress. Ne ho acquistati tre e ho deciso di realizzare questo qui sull'azzurro blu. Questo è il nostro kit dove comprende tutto quanto. E alla fine del video vi mostro l'altro diamond painting, quello 20x30 che ho preso sempre da AliExpress, che ho finito, ma ve lo faccio vedere a fine video. Quindi apriamo il nostro kit. Ok, c'è la nappina blu, che la mettiamo per ultima, il nostro kit sempre compreso. Ecco qua. Con la nostra cera e la pennina e i nostri diamantini. Ecco qua. Ecco qui. Ecco qui tutto il nostro materiale che ci serve. Allora, questi piccolini così, che sono a parte, e questi così. Però devo prendere la forbice, per cui adesso un attimo vado a recuperare la forbice e ci vediamo subito. Eccomi qua. Già che mi sono alzata, vi mostro subito il diamond painting di cui parlavo prima. Ed eccolo qua, guardate che meraviglia. Il gattino che voleva la mia bambina, bellissimo, l'adoro. Mi piace da morire. Cioè, guardate quanto sbrilluccica, ragazzi. E quindi, niente, questo è quello che ho finito, che ho preso sempre su AliExpress. E niente, adesso iniziamo subito con il segnalibro. Ok, eccomi qui. Allora, io direi di mettere magari prima questi qua. Questi fiorellini qua. E poi di mettere questi qui, questi che sarebbero questi qua. Metterli più dopo, che tanto ce ne sono. Scusate il singhiozzo, ce ne sono tanti uguali, quindi li mettiamo dopo. Quindi iniziamo con il numero 8. Eccolo qua. Sono questi qua. Azzurrini. Li mettiamo nella vaschettina, la cera, la pennellina, ecco qua, vedete? Ecco qui, e togliamo la pellicola. Vedete? Prendiamo le nostre gocce e le andiamo a posizionare qui. Allora, una, qua. Ovviamente mettiamo un'altra qui. Ecco qua. Vedete? Si appiccica tutte le mani e ne servono altre tre per qua sopra. Adesso ne prendo un altro. Questi sacchettini sono
impressionanti da aprire. E me ne rimangono altre tre comunque. Ne hanno messi tre in più, ottimo. Poi, allora. Aspettate che metto un ciccino indicere in più perché non me li prende bene. Oh, ecco qua. Allora, mettiamo uno. Due. Un po' più. Ecco così. L'ultima goccettina. Ok. Col numero 8 abbiamo finito. Io metterei il numero 9. Ok, quindi posso richiudere un pezzettino fino a qui, vabbè, si è richiuso tutto, ma secondo me è il numero 6, non è il numero 9. Va bene, mettiamo il numero 6, anche se il rosso con tutto blu, boh, non lo so, vediamo. Ok. Vedete? E le andiamo a mettere in questo fiorellino qua. Ok. E allora, torna sempre in giù. Mettiamo altra cera. Ok, adesso si è riattaccato il fogliettino. Scusate ragazzi, sono un po' impacciata con il cavalletto davanti. Spero che riusciate a vedere un po' meglio. Qua. Ecco qua. Ne manca una. Aspettate un attimo. Ok. Manca l'ultima, che la prendo dal sacchettino. E anche qui me ne hanno messe tre in più. Ecco qua. Tac. Eccoci qua col fiorellino fatto. Adesso chiudiamo questo e facciamo il numero 7. Solo queste due. Facciamolo. Ne servono due. Infatti me ne ha messi quattro perché proprio due proprio ne servono. Ecco qua. Allora, tagliamo la carta. Ecco. Ecco
voilà. Una. Non si gira. Ecco, ma dove è andata qua? Uno e due. Vedete? Bello. E anche il 7 abbiamo finito. Di 5 ci sono tutti questi pezzettini qua. Sempre di rosso. E andiamo subito a farlo. Eccoci qua. Scrivetemi qua sotto in un commentino se vi piacciono queste tipologie di video, perché a me mi rilassa un sacco, sia che lo faccio in video, diciamo, che no, cioè, però ecco, in compagnia è sempre più bello. Quindi magari scrivetemelo qua sotto in un commentino se vi fa piacere. E che vi faccia questi video dove faccio il diamond painting, se vi piace, che vi rilassa anche a voi. E niente. Io spero che non vi stiate annoiando. Ecco qua. Aspettate che mi si sta spostando. Ok. Finiamo questo con il rosso e poi direi di concludere il video perché inizia a essere abbastanza lungo. Allora, scendete giù. Ok. Qua. Mamma mia, quanto sono piccole queste goccine da accecarsi, ragazzi, veramente. Soprattutto metterle dal verso giusto, veramente da accecarsi. Ok, ed ecco qua. Andate. E io direi di finire, concludere qui il video dove facciamo insieme il diamond painting, anche perché è quasi 15 minuti di video e non mi sembra il caso di continuare ancora. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente fatemi sapere se volete altri video così. E sarò felice di farveli. Ovviamente vi farò un video quando avrò finito di fare tutti e tre questi segnalibri, così ve li mostro e vi faccio vedere. E niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia rilassato. Ovviamente, se è così, lasciate tanti like, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per avere sempre la notifica di ogni caricamento del mio video. E niente, ragazzi, io come sempre vi mando un grosso bacio, un grosso abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!